Quindi vogliamo farlo insieme con tutto il cuore. Amen. Con le mani. Forza. Quanti possono dire stamattina? Alzo le mie mani al cielo perché sono vivo. Soltanto te, Gesù.
hai portato via, riempiendomi di gioia e libertà. I will trust in you, insieme. I will trust in you, I will keep praising you through the night. I put my hope in you, you are the one who keeps me alive. You are the way, Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what they come at me, I believe in you. Vogliamo dichiarare insieme, chi mi potrà mai fermare? Chi mi potrà mai fermare? Continuerò a cantare. Ogni catena stai spezzando, elevo a te questo canto. E dichiariamo che il cielo in questo istante è aperto su di noi. Continuiamo a lodarlo insieme. Ogni volta che invochiamo il nome tuo.
senza margini, con la tua unzione, con la tua unzione. Riempimi, travolgimi, senza limiti, senza margini, con la tua unzione, con la tua unzione. Vogliamo cantarlo insieme. C'è qualcosa, c'è qualcosa che vuoi dirmi, oh, che io non ho visto mai. Oh, c'è qualcosa che vuoi dirmi, oh, che io non ho sentito contenerla, non vogliamo trattenerla, quindi alza le tue mani questa mattina e fa che il Signore versi di più di quello che tu puoi pensare di contenere. Alleluia, l'unzione di Dio è qui, la puoi sentire questa mattina, la puoi toccare, Lui è qui. Vogliamo cantare un'altra volta, versa Signore, versa. Allora versa, versa di più, senza di più, misura di più, versa, 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 non ho paura, non abbiamo paura Signore, versa, versa di più, versa, di te nella nostra vita. Alleluia. Senza misura, versa, versa, non con la tua unzione.
Grazie, grazie Spirito Santo, perché tu sei qui ancora questa mattina, stai versando, stai depositando. Alleluia, meravigliosi sono questi momenti, meravigliosa è la tua presenza, Gesù. Amen, amen, vi voglio sentire, buongiorno, buongiorno a tutti. Che meraviglioso fine settimana, che meravigliosa giornata abbiamo avuto ieri. Donne, facciamoci sentire, siete state benedette? Amen. Ma come abbiamo cantato, ancora di più c'è per le nostre vite, ancora di più il Signore vuole darci. Io voglio dare innanzitutto un buongiorno a tutti quelli che sono qui, a Equippers. E come amiamo fare tutte le domeniche, tutte le volte che siamo insieme, vogliamo dare il benvenuto a chi è qui per la prima volta. Ci sono queste bellissime ragazze e questo bellissimo ragazzo che daranno un piccolo omaggio a chi è qui per la prima volta. Quindi non ti vergognare, che tu faccia parte di un'altra realtà, di un'altra comunità. Se sei qui per la prima volta, alza la tua mano e saremo lieti di farti sentire il nostro calore, di farti sentire il nostro amore. Siamo contenti che sei qui. Amen. Vedo una mano, vedo un'altra mano. Facciamo un grande applauso. Facciamo sentire queste persone ben accolte. Amen. Listen. Good morning everyone. Un buongiorno a tutti ancora una volta. If that clap was for me, that's all right. Se quell'applauso era per me va bene. But if it's for my king, that's ma se è per il mio re, il come tuo re. Give it up to Jesus. To Jesus. Lo facciamo meglio. The king of kings. Lui è il re dei re. Il signore dei signori. There is il leone no one della like tribù him. Di Giuda. The one who can go to the backside of the desert. And lui, bring someone who's never known. Lui è colui. And put you on a world stage. Come on, I want you to celebrate my Savior. Stand up, please. Just alziamoci ancora una volta in I piedi. I want you to celebrate my King. Celebriamo I want insieme you to il give Re. Me a clap offering. Diamo louder, un uncito louder, di lode. Louder, un applauso louder. Forte. Hallelujah. Hallelujah. Grazie, papà. Please be seated. Wow. Accomodatevi pure. Yesterday was just we were just warming up. Ieri è stato solo un giorno per riscaldarci un pochino. You see, wherever I go, I do not apologize for the anointing of God upon my life. Dovunque vado, ho imparato a non chiedere mai scusa quando faccio quello che Dio mi chiede di fare. I am the carrier, I am a carrier, not the carrier, all of us are carriers. I am a carrier of the glory of God. Io ho compreso che io sono una, come lo sei anche tu magari, di quelle portatrici della gloria di Dio. And when before God called me, he said to me, you know, I was sharing with you yesterday, and can I say, we have limited time today, so I'm aware of it, I'm going to speak for only 40 minutes and we'll pray, which is very unusual for me. So can oggi I parlerò can I con you to voi. Come this evening? We are going to have more time to spend in the presence of God. Oggi parlerò con voi e prenderò il rispetterò il tempo che mi è stato dato questa mattina, ma poi continueremo ancora stasera e io mi aspetto una giornata meravigliosa oggi insieme a voi. Sister Marcy, again, you're going to be my timekeeper once it's 40 if 38 minutes go like this. And then we can pray and I hand over. I know that we sorella cara dice fammi un segno quando vado oltre il tempo, ok? You see, I was sharing with you yesterday. Io stavo condividendo con voi ieri. And I told you that in 1990. E vi ho detto appunto che nel 1990. The fire of God burnt me so much. Il fuoco di Dio è arrivato nella mia vita a tal punto. It burnt away so many things from me. Che ha bruciato tantissime cose nel mio cuore. He removed rebellion, stubbornness. Ha portato via la ribellione, la testardaggine. He healed wounds and hurts. Ha guarito ferite e scoraggiamento. He broke curses in my life and in my family. Maledizioni che c'erano nella mia famiglia sono state spezzate. And he took away my filthy garment, my shame, everything. God dealt with it. È stato come se Dio ha tolto la veste della vergogna e mi ha rivestito di una veste santa, he nuova, giusta.
You see, he took me through a period of deep cleansing. È stato come un periodo di grande purificazione. And you know, when you have a white garment, e devi sapere che quando Dio ti dà una veste nuova, I don't know how you do it in Italy, but you can wash it by hand. Sapete, anche qui in Italia penso sia come al mio paese, quando laviamo una veste bianca, and it will be kind of clean, e pensiamo che sia pulita, but if you add it in bleach, do you have bleach here? I don't know what is bleach. Is that bleach? It's like it makes it look whiter. Okay. E quando aggiungi, dice, se vuoi lavare una veste bianca, la metti a lavare, ma ci aggiungi uno sbiancante dentro. Si vede, non faccio male lavatrici. And so God put me through his oven 7 times. E così è stato quando Dio ha preso la mia vita. È come se l'ha passata attraverso un fuoco 7 volte. And he said to me, wherever you go, you carry my fire. E lui mi ha detto, dovunque tu andrai, tu porterai il mio and fuoco. So I do not apologize wherever I go when the fire of God comes, because I am a carrier of the fire of God. E quindi ho imparato a non chiedere scusa ogni qualvolta che il fuoco di Dio viene, perché è una cosa che lui mi aveva già detto. And so in this session and in the afternoon, in the evening session. E quindi in questa sessione di stamattina e quella che sarà a Fiumicino stasera. Fire and more fire will fall. So che fuoco e ancora più fuoco scenderà dal cielo. Fire will burn in our lives. Ci sarà un fuoco che prenderà la tua vita. It will burn diseases and sicknesses. Un fuoco che brucerà e it rimuoverà will burn addiction. Malattie, vizi. It will consume sadness. Porterà via tristezza. The fire that will deeply cleanse you from the crown of your head to the sole of your feet. Sarà un fuoco che ti purificherà dal capo fino ai piedi. It will go to the root of bitterness and unbelief and deal with it. Sradicherà ogni forma dalla radice di tristezza, incredulità e depressione. It is the fire that liberates and empowers. È un fuoco quello di Dio che vuole portarti alla libertà. And then after the fire, io ho questo fuoco. The Holy Spirit will come upon you. Perché è il fuoco dello Spirito che vuole venire su di te. And then you will begin to be a carrier of his glory and one who carries his fire. E una volta che questo fuoco arriva, anche tu diventerai trasportatrice o trasportatore del fuoco. So this morning, e questa mattina, and again I'm going to summarize because of time, e andrò veloce. I'm going to talk about what triggers the anointing in your life. Voglio parlarvi questa mattina di cos'è che attiva l'unzione sulla tua vita. What is the trigger? There is a trigger. C'è una sorta di grilletto che rilascia l'unzione. The only way I can, I was thinking of something quickly. You know when you have a gun? Have you seen, how many of you have avete seen mai a gun visto before? Una pistola in un film? You see that lever, the small lever there. You know what I'm talking about. E c'è il grilletto in ogni pistola, if vero? If you do not press that lever, ed è chiaro che se tu non lo spingi fino in fondo, the gun will not fire. Il fuoco non parte. So this morning, e stamattina, I've come to share with you, sono venuto a condividere some con of the voi things that God shared with me. Alcune delle cose che Dio ha condiviso con me. So that you can trigger the anointing in your life. Così che voi potete rilasciare, like a gun, wherever you go, you are triggering and it's going up, attivare and going dovunque voi andate, come per un grilletto, l'unzione di Dio. I want to tell you just two quotations before I go on. Voglio darvi un paio di citazioni prima di andare avanti. Food for thought. Che ci faranno riflettere. If you want to command the miraculous, se tu vuoi rilasciare il miracoloso, you must be willing to pay the price. Devi essere pronto a pagare il prezzo. Can I say that again? Lo posso ripetere? If you want to command the miracles, se tu vuoi rilasciare, ordinare il miracoloso. You see, commanding the miraculous is not related to your age, your gender or your title. Quando si parla del miracoloso e il rilasciarlo, non ha a che fare se sei uomo, donna, adulto, bambino, giovane. It depends on you. O dal titolo che porti. Tutto dipende dalla tua volontà. Are you willing to pay the price? Se hai davvero la disponibilità a pagare il prezzo, quanto sei
affamato, affamata. How much do you want of God? Quanto vuoi davvero di we Dio sang, nella I vita? Want, I can't have enough. I want more of you. Is it words or is it coming from your heart? Quando canti e dici Signore voglio di più di te, non mi basta. Lo stai cantando o lo stai anche credendo? A man of God I love so much. Un uomo di Dio che amo molto. He said this when he was preaching. In una sua predica ha detto questa frase. And this evening I'll be talking about praying and fasting, so you can. Stasera parlerò sulla preghiera e il digiuno. I don't have anything to gain. I just want you to be profited. Perché lo faccio? Perché vi trasmetto tutti i miei segreti? Perché voglio che voi cresciate. He said, prayer and fasting is a combined spiritual weapon that commands the miraculous. Quest'uomo di Dio ha detto che la preghiera e il digiuno sono la combinazione di un'arma potente che rilascia il miracoloso. And he said to his congregation, when others are feasting, fast. E quest'uomo una volta ha detto alla sua congregazione, quando gli altri stanno facendo festa, tu digiuna. How do you trigger the anointing on your life? Come fai ad attivare, a rilasciare, a far scattare l'unzione nella tua vita? This message is for serious followers of Christ. Questo messaggio che sto condividendo è per persone che vogliono fare sul serio con Dio. It's not for those who come and look for men or women or opportunity to be blessed. It's not the bless me Christian. Non è il tipo di messaggio che ti parla soltanto della benedizione che arriverà all'improvviso da sola. I have only one objective. I have three, but I'll stick to one. Just one objective. È uno dei miei obiettivi oggi. If you are new in the Lord, è questo. I will challenge you to seek to demonstrate the power of God. È che se anche conosci da poco il Signore, tu stesso devi pretendere di vedere il miracoloso nella tua vita. If you're over 3 years in the Lord, se sono già da 3 anni che conosci il Signore, I've come to motivate and challenge you, io ti sfiderò e incoraggerò to consistently demonstrate the power of God. Non solo a vederlo una volta ogni tanto, ma a viverlo in modo costante il miracoloso. I've talked about triggering the anointing. What is the anointing? Sto parlando appunto dell'attivare, rilasciare l'unzione del miracoloso. E che cos'è quest'unzione? I just want to give you a simple definition. Voglio darti una definizione semplice. It is a divine ability given to us by God to display his power and his might. L'unzione è un'abilità divina dataci da Dio per dimostrare e mostrare il suo potere in azione. It is a divine ability given to us by God, not by man, not by your pastor, not by your mother. È un'abilità divina, non è qualcosa che un pastore ti può dare, un uomo, una donna di Dio, è Dio che ti dà l'unzione. That's when the supernatural power of God comes upon you and you do things that are impossible. È quando il potere soprannaturale di Dio viene su di te e tu inizi a operare come un uomo di un altro pianeta, fare l'impossibile. In Isaiah chapter 10 verse 27 we are told the last B of it, it says the yoke shall be destroyed because of the anointing. Come abbiamo visto ieri in Isaia 10:27 è scritto che il giogo sarà spezzato dall'unzione. So I declare over this congregation this morning because of the anointing. E io every yoke shall be destroyed. Dichiaro su questa congregazione in questa mattina che per l'unzione di Dio che è presente qui il giogo del diavolo sarà spezzato. Alleluia. I want to tell you something. You see, of late I think there are people who want to privatize God. Tante volte ho conosciuto persone che volevano quasi gestire Dio. No, God belongs to all of us. Dio non può essere gestito da persone. Man, woman, boys and girls. Dio è Dio e lui vuole essere il Dio di tutti noi, giovani, donne, meno giovani, siete con me? He is our father. Lui è nostro papà. No one can privatize him. Nessuno può dire solo il suo. In 1 John chapter 2 verse 20. Infatti in 1 Giovanni 2 verso 20. And I want 20, you to listen very carefully. Ascoltate queste parole. It says, but you have an anointing from the Holy One. Dice quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo. You
have an anointing. L'avete già ricevuta questa unzione. And you know all things. E voi sapete ogni cosa, dice. You have it, you have it. Ce l'hai già. It's given to you. È tua, te l'ha data Dio. You know, the Holy Spirit had to teach me. E lo Spirito Santo ha dovuto insegnarmi. He says, you have the anointing. Mi ha dovuto comunicare questa certezza di essere unta. In 1 Corinthians chapter 2 verse 4. In 1 Corinzi 2 verso 4. It says for the kingdom, sorry, let me read it properly. For the kingdom of God is not in word but in power. Dice che la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e potenza. In power. It's not words but it's action. Dio non dice che il Vangelo sono solo parole. Dio dice che il Vangelo sono dimostrazioni di cose. And Paul says my preaching is not in persuasive words of human wisdom, but it's in the demonstration of the power of God. Paolo ha detto la mia predicazione non era basata su un intellettualismo umano, su sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Power is to be demonstrated. Il potere deve manifestarsi. If we don't put it in our pocket, we have to demonstrate it. Tutto ciò che Dio ci ha dato dobbiamo essere capaci di rilasciarlo. So just to summarize what I've said to you, e per ricordarvi ancora una volta quello che già vi ho detto. You have an anointing. Voi siete unti. No, you don't believe it. Say, I have an anointing. Dillo insieme a me. Io sono unto. I can't hear you. I have an anointing. Io sono unto. Dillo insieme a me. Listen, I believe it. If you believe it, it works for you. Se tu lo riesci a credere, tu la inizierai a vedere operare. Whatever you celebrate, you attract. Perché qualunque cosa tu celebri, attiri. Sorry, let me not expose you, Tanya. Yesterday, Pastor Tanya, she was saying, I was minding my business. She said, I want it. And then yesterday, she had it. Ieri scherzando con Tania, stavamo scherzando, lei dice, voglio anch'io quello che tu hai. E poi, allora me la sono trovata davanti e bam, è andata sotto unzione, Dio gliel'ha dato. You have an anointing. Che se tu lo vuoi, lo puoi avere. The kingdom of God is not in words, but in power. Se noi comprendiamo che il regno di Dio non è in parole ma in potenza, Paul and the early disciples demonstrated the anointing. Così come lo hanno dimostrato gli apostoli di Gesù, the challenge for us in our generation is to demonstrate the anointing. Noi lo potremo dimostrare a questa generazione. Does God heal? Quello che Dio guarisce. Does God save? Quello che Dio vuole ancora fare oggi. Can God deliver? È guarire, è liberare, vero o no? I said, show me. E allora se lui lo vuole fare, show lui lo me vuole fare attraverso di noi. Not through your pastor. Non solo attraverso i pastori. Show me through your life. Lui lo vuole fare attraverso di te. Show me through your life. Lo credi questo? Because lo vuole fare attraverso di te. Perché ti ha unto per our questo. Our children in the Sunday school have an anointing. Tu sei unto. Dillo alla persona vicino a te. Io sono unto. Let us move from words. Let us move from declaration to demonstration. E noi dobbiamo passare dal dirlo al farlo. I have no time for people who talk too much. Io non riesco a stare troppo insieme a gente che parla empty e basta. Empty vessels make the most noise. A volte si fa solo rumore. God is calling us to be full of His Spirit. Dio vuole che tu sei talmente ripieno del suo spirito. So we can show principalities and powers. Così che tu puoi muoverti in preghiera e farti spazio tra principati, potestà. I have six areas to cover with you. Sono stato diverse volte qui. But if I, once the time is up, and then we can continue later. E oggi voglio comunicarvi qualcosa di profondo tra stamattina e stasera. So when does the anointing come upon you? E voglio parlarvi del fatto che quando l'unzione viene su un individuo, the first time the anointing comes upon you is when you say yes to Jesus. La prima volta in particolare tu l'hai già sperimentata quando hai detto sì a Gesù. And before I close this time of ministry, I would give people the opportunity. E voglio veramente, per chi ancora non l'ha fatto, dopo alla fine dare l'opportunità to invite Jesus into your life. Di dire sì a Gesù nella tua vita. I'm not talking about going to church. Non sto parlando di cambiare chiesa.
I'm not talking about wearing a cross on your neck. Non sto parlando di indossare un ciondolo con una croce sul collo. I'm not talking about jumping up and down in the church. Non sto parlando solo di danzare, ballare, divertirsi. I'm talking about inviting the King of Kings and the Lord of Lords into your heart as your Savior. Sto parlando del fatto che il Re dell'universo vuole traslocare nel tuo cuore. I'm talking about those who would say Jesus be the Lord of my life. Sto parlando del fatto che tu stesso puoi invitare Jesus from today. I give you my body, my soul, and my spirit. Il re dei re nel tuo cuore, dargli tutto. I am yours, Lord. Io sono tuo, Signore. We sang that song, take all the control. Io voglio che tu prendi il controllo della mia vita. I will give somebody the opportunity at the end. So that's the first step. Alla fine lo chiederò se lo vuoi fare questo passo. In 2 Corinthians chapter 8 verse 5. In questo verso che citerò ora. But they first gave themselves to the Lord. In 2 Corinzi 8:5 dice che i suoi i discepoli the first di thing Gesù you do is to give yourself to the Lord. Hanno dato loro stessi al Signore. And the Lord will come and live inside of you. Il primo passo per entrare so nell'unzione the first appeal I will make in the end is for to invite è darti darti to give a themselves Dio, to the Lord. Darti completamente a lui. And as I was waiting I thought when we were worshiping e mentre adoravamo prima insieme, I want to be faithful to that. God began to challenge me. Ho sentito il Signore che mi parlava. He said, challenge, I've got it here. Challenge my people. E il Signore mi ha detto: sfida il mio popolo. He says, before the end of this year, bring one person here. One person. Ha detto: sfida il mio popolo. Is that too much? E chiedigli che per la fine dell'anno si pongano l'obiettivo di conquistare Disciple una vita per me. It's a kingdom thing. Decidilo ora. It's not Equipers, it's not apostolic, it's not Pentecostal. Decidilo. Bring one person to the kingdom of God. Non devi essere un apostolo o un profeta. Decidi oggi, io conquisterò una vita per Gesù entro la fine di quest'anno. And I know for some of you, you say, oh, it's telling you don't know. Alcuni potrebbero dire, I can't speak, I can't do this. Ellen, tu non mi conosci, non sono bravo a parlare, non sono bravo a comunicare. God made it very, he says, share your testimony. Ma il Signore ti chiede di, semplicemente di condividere la tua testimonianza. You know the man who was born blind, when all the experts came to him, what did he say? Once I was blind, now I can see. Vi ricordate di quel ragazzo cieco che era stato interrogato, gli hanno detto che cosa ti è successo, lui ha detto una volta ero cieco ma ora vedo. Questo dovete dire alla gente. Can you put up Acts chapter 16 verse 20? This is not part of my notes, but I'm always obedient to the Lord. Se dalla regia riescono a metterci con calma, it's either you do it God's way or your way. Marco 16 dal verso 20. Acts chapter 16 verse 20. Mark, sorry, Mark. Mark chapter 16. Marco 16 dal verso 20. Intanto ve lo leggerò io. You know, before Jesus went, he gave them a command. Gesù, prima di andarsene, ha lasciato un comandamento e ha detto: andate per tutte le nazioni and preach the gospel. E predicate il Vangelo to everyone. A chiunque. And I want you when you go home read Mark chapter 16 verse 20. E vi incoraggio a studiarlo quando andate a casa. Can you read it to them? Marco 16 verso 20 dice: quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. This is the first thing that triggers the anointing. Questa è la prima cosa che attiva l'unzione. You see, when you are going and you are sharing what God has done for you, look at that verse. It says, "And the Lord went with them." Dice questo verso e il Signore operava con loro. And the Lord will go with you and confirm whatever you say. Dio va dove tu vai. And that's if you want to see the miraculous. Se tu vuoi vedere il miracoloso. One of the triggers is to begin to share your testimony. La prima chiave è iniziare a condividere begin quello che Dio ha fatto per te. With the intention of bringing people to know the Lord that you have known. Quando parli, fallo con la consapevolezza che mentre parli, Dio opererà con te e toccherà i cuori.
And the Lord will confirm his word with signs and wonders. È lui che mentre tu parlerai darà segni e prodigi. What I told you, those of you who were with us yesterday, on Friday, the Uber driver who was carrying me, I was speaking to him about Christ. And when he said yes, I began to pray for him. Come vi ho detto l'altro giorno. He prayed, and at the end, the power of God came upon him. He sat in his car, he could not move. Come vi ho detto l'altro giorno. God will go with you and confirm his word. Mentre sono salita sul taxi per venire qui da casa mia all'aeroporto di Londra per poi venire qui, Dio mi ha detto: condividi la tua testimonianza con l'autista. E mentre l'ho fatto, quell'uomo è scoppiato a piangere perché il potere di Dio è caduto su di lui e ha accettato Gesù prima della fine della corsa. You see, I'm going to focus on this because that's what God wants. I don't mind taking the rest of my notes. Let me just quickly summarize. Lasciate che vi rilasci tutto quello che Dio mi ha detto di dirvi. Soul winning is the most exciting thing in the world. Conquistare una vita per il Signore è una delle cose più belle che potrai mai fare. It causes heaven to rejoice. Il cielo intero ha gli occhi su di te e si rallegra ogni volta che conquisti un'anima. It builds your faith. La tua fede cresce. And let me tell you, the secret is that evangelism and signs and wonders go hand in hand. Ora voglio dirvi una cosa, molti vogliono i miracoli, ma non si rendono conto che i miracoli sono i gemelli dell'evangelismo. Because the signs and wonders is not for you, it's for people outside. I miracoli, i segni non sono per te, sono per quelli che Dio raggiungerà attraverso di te. I can tell you stories, man. When Sister Comfort and I told you every Thursday, God led us. We take people from the church, a team, we go into the community. Io e la sorella Comfort ogni giovedì prendiamo alcuni della chiesa e andiamo lì di fuori per le strade. And what we do, we find out that when we are praying for people, e iniziamo a pregare per le strade, the power of God will fill the place. E spesso il Signore ci fa incontrare persone, appena preghiamo per loro, il potere di Dio li raggiunge. That is confirming his word. Quello è quando Dio conferma che è con te. So step one, you give yourself to the Lord. Quindi il primo passo è dagli tutto. Step two, you go out and share Jesus with everyone. Il secondo passo è non trattenere Gesù, ma condividilo con tutti. Step three, you cling to him and you yield to him. You absolutely surrender to him. Il terzo passo è che tu ti arrendi completamente alla sua guida. Qualunque cosa lui ti chiede, tu sei pronto a farlo. Let me tell you what I mean by absolute surrender. Che significa rendersi completamente? It means that God is in control of your time. Significa che il tuo tempo lo fai gestire a Dio. Your treasure. I tuoi tesori li fai gestire and your a Dio. Talent. I tuoi talenti li fai your gestire time, a Dio. Tutto ciò che riguarda your treasure, il tuo tempo and your talent. I tuoi tesori e i tuoi talenti. So all your talent, give it to the Lord. Tutto ciò che hai. All your time, give it to the Lord. Aprilo a lui, mettiglielo a disposizione. If he's not in charge of these three areas, se Dio non può avere il controllo su queste tre aree della tua vita, allora da qualche parte tu non ti sei ancora arreso a lui. For some of us, we wake up once it's 5 o'clock, we wake up. Per alcuni che si svegliano magari alle 5 and we go on our knees. E si, come me ad esempio, mi inginocchio. Sometimes for 2 or 3 hours. E rimango in ginocchio per ore. And we give all we have to God. E ogni giorno gli do tutto di me. Because everything comes from him. Perché ho capito che tutto quello che ho alla fine what viene do da lui. You have that you have not received from God? Ascoltami, che cosa avrai mai why che would Dio you non sit ti ha in the dato? Church and not bring your talent to praise your maker? Che cos'è che hai che ti sei conquistata da sola senza l'aiuto di Dio? Nulla. Allora impara a dare a Dio il tuo tutto. So as you surrender to the Lord, you're triggering your anointing in your life. E la prima cosa è ti arrendi a lui. E questo attiva l'unzione. The more God has of you, the more God will use you. Tenetevi forte. Più Dio avrà di te, più Dio si userà di te.
The fourth thing I will leave with you, and I'm going very quickly. The fourth thing I will La quarta cosa. Is go to, you know, I talked to you about a period of deep cleansing. Prima, in questi giorni, vi ho parlato di una purificazione che il fuoco deve operare nella nostra vita. Let God cleanse you. Permetti a quel fuoco di scendere su di te e purificarti. The man after God's own heart, David, said in Psalm 51, "Search me, O Lord." Davide ha detto al Salmo 51, indaga il mio cuore, Signore. Look deep into my heart. Vai nelle profondità del mio cuore. See if there is any wicked way in me. Guarda se c'è in me qualche via iniqua. You see, the more you say, God, search me. Più chiederai a Dio di indagare. Cleanse me. Il tuo cuore, purificarlo. You see, God can cleanse you with his water. Dio lo può fare, come lo fa? Attraverso la Sometimes sua acqua. Sometimes he will cleanse you with his blood. Lo fa con l'acqua della parola a volte, ma a volte lo fa con il Sometimes potere del sangue fire. Di Gesù. Sometimes he will use fire. A volte usa invece il fuoco dello Spirito. And then sometimes he will bring his hammer. E a volte Dio lo fa col martello. And he will begin to knock out everything that is not of him. E sembra come se ti sei scontrato con un caterpillar perché inizia ad abbattere giù ogni area della tua vita che a lui non va bene. I want you to submit yourself because you cannot cleanse yourself. Tu non puoi purificarti, solo Dio lo può fare attraverso la tua volontà. There is one who is all knowing, there is one who is all seeing. Lui conosce ogni cosa di te. Let him deal with you. Lascia che lui operi in te. You see, when by the time he has finished with you. E quando avrà finito con te? Like Job said. Come ha detto. I will comfort as God. Come ha detto Giobbe, il mio conforto viene solo dal Signore. The next one I want to share with you quickly. The next step. Il quinto passo che voglio Remember, darvi. We're talking about how do you trigger the anointing. Stiamo parlando di come attivare, come far scattare. So that when you go into a room, demons will begin to manifest. Com'è possibile che Dio si possa usare di una donna o di un uomo al punto che quando ci sono demoni, demoni fuggono? When you go to a conference, the cloud of God will be over the conference. Com'è possibile che quando tu vai da una parte la nuvola della gloria di Dio ti segue? I remember going where I was leading a conference for ministers' wives and the leader, the hotel owner came and retreat owner came and said to me, Helen, since you've come here, there is a cloud over the area. Ti ricordo una volta sono andato a una conferenza. Sono entrato in un hotel e pregavo, ero lì in quella stanza e un giorno è venuto il dirigente di quella struttura e mi ha detto, signora, da quando lei è venuta qui c'è come un'atmosfera diversa in tutto il nostro hotel, come una nuvola di gloria di Dio che si è accostata. The next step of how to trigger that anointing is to live a life of holiness. Quindi il prossimo passo è vivere una vita di santità. A life of purity. Una vita pura. You know, I said to my daughters, others may, but you must not. Say it again, please. Others may, but you must not. Okay, dico sempre alle mie figlie, quando loro mi dicono quello che gli altri fanno, io gli dico sempre, gli altri lo fanno, tu no. Because those who don't know the Lord can live anyhow. Perché quelli che non conoscono il Signore. But you are different. Possono fare qualunque cosa. A holy nation. Ma io gli dico, ma tu chosen sei by God stata scelta to da show Dio. Forth his glory and his praise. Dio ha messo la you sua gloria unique su in God's di te. Hand. Tu sei unta. So you live like the child of sei a king. Preziosa. So others may, but you must not. Non ti paragonare ad altri. Tu sei santa, sei voluta da Dio. Come out from amongst them and be ye separate, says the Lord. Quindi vieni, esci dal loro mezzo, dice il Signore, e accostati, appartati per me. Do not touch what is unclean. Non toccare quello che è impuro. And I will receive you. E io ti accoglierò, dice il so Signore. So it doesn't matter what they're doing, I would not do it because I know who I am and I know whose I am. Ora, quando tu sai chi sei, sai anche ciò che non ti appartiene. The next thing is enroll in the school of obedience. Il prossimo passo è arruolati nella scuola dell'obbedienza. Enroll in the school of obedience. Arruolati, iscriviti alla scuola dell'obbedienza. Sorry, I got to take my shoes, a bit painful. Mi tolgo le scarpe, non le sopporto più.
see, in, I've discovered in my walk with God. Ho scoperto nel mio viaggio con Dio. If you want to do your way, God will leave you. Che se tu vuoi fare le cose a modo tuo, Dio ti lascia fare. But if you want to do it his way, you will see results. Ma se tu le fai a modo suo, lui non solo ti lascia fare, lui viene con te. And I vow to walk in that way of obedience. E questo lo impari nell'obbedienza. You see, even when you're ministering, like yesterday, some people, all God said, just let their body touch your body. That's all. It's not vedete, ieri quando ministravo alle donne, non è che chissà cosa facevo, semplicemente il Signore mi diceva, abbracciale, tienitele vicino. And some people, God would say, just look into their eyes. E loro riceveranno. Per alcune era solo uno sguardo che bastava. And as our eyes will lock on, the power of God will come upon them because Jesus is looking through my eyes. E appena guardavo queste donne che Dio mi diceva di guardare negli occhi, il potere di Dio le raggiungeva e venivano toccate da Dio. When I touched you, I didn't say a word because God says, say nothing. A volte non servono le parole. And so it's very different. Ogni volta che Dio ti vuole usare, you lo see, fa in un modo diverso. Let me quickly go through this with you. E quindi devi imparare ad obbedirgli. When you go home, read 1 Kings chapter 17. Quando andate a casa, vi incoraggio a leggere Primo Re 17. Let me tell you what happens. Lasciate che vi descrivo un attimo la when storia. When God begins to deal with you, quando Dio inizia a lavorare con te, he will teach you one to one to obey him. All'inizio il Signore ti istruisce uno ad uno. And then after you've obeyed him one to one, e man mano che tu impari ad obbedirgli he per cose take che ti you riguardano, to somebody else and talk to them. Man mano che tu impari ad essere obbediente per le cose che ti riguardano, maybe, Dio ti inizierà a chiedere di fare cose che riguardano altri. So maybe he will start with you and then in your family. All'inizio parla di te, con te, ma poi ti parla della tua famiglia. And then he will come to a cell church or a small group of people. E poi magari ti inizia ad usare in un gruppo in casa o in un piccolo gruppo di persone. All the process you're learning the voice of God, you're learning. È un processo dove stai imparando ad obbedire, a capire quando è Dio che and parla. By the time you know, he will take you to the world stage. E se ti lasci guidare da lui, lui ti porterà nei luoghi più alti che tu nemmeno riesci a immaginare. You see, when you look at 1 Kings chapter 17, that's what happened. In Primo Re 17 è successo proprio quello. First of all, God said to Elijah, go to a brook and stay there and the ravens will feed you. Dio ha detto al suo servo Elia, vai lì dove c'è un ruscello al paese chiamato Kerit e i miei corvi ti nutriranno. You see, the raven, they're not supposed to do that. I corvi non hanno mai fatto una cosa del genere, portare del cibo they eat agli flesh. Uomini. Quando mai? So why would God take a raven who eats flesh and say supply food to someone? Perché Dio avrebbe dovuto prendere un corvo? You know I love food. I would have eaten it on the way there. E dirgli non mangiare questa carne, ma portala a quell'uomo. Se io fossi stato il corvo, me lo sarei mangiata quella carne. But you see, Elijah could prove that God keeps his word. Ma quello è servito ad Elia, rapporto uno a uno con Dio, a capire che Dio mantiene sempre la sua parola. You need to prove the word of God in your own life. Tu devi capire che Dio è fedele primo con la tua stessa vita. Then after that, what did God do? Then God sent him to the widow of Zarephath. E poi da lì Dio lo ha mandato ad una vedova di Sarepta. And when he got there, he was bold enough because the God who brought ravens to feed him day and night, come on, in the brook, will also do what I tell this widow. Is someone listening? Ora se siete qui ad ascoltarmi, Dio ha dimostrato ad Elia di essere fedele a uno e quando è arrivato dalla vedova ha avuto tutto il coraggio di dirgli quello che gli ha detto, l'olio non finirà, la farina non si esaurirà. Perché? Perché ha capito che Dio è fedele. And so he was able to speak like God.
E quindi la sua parola. Remember what we said yesterday: the righteous shall be as bold as a lion. La sua parola è diventata come la parola di Dio. He said to the woman, "Go and make something for me first." Gli ha detto, va, fa una focaccia per me. The oil will not run out. L'olio non finirà. The flour will not be used. La farina non the finirà. The oil will not run out. Non and si consumeranno. Someone receive that word. Ricevi ora questa parola per te. L'olio nella tua casa non finirà. La farina nella tua casa non finirà. I'm declaring to you the word the Lord gave me in 2003 when I left my six-figure employment. Sto dichiarando una parola, sto per dichiarare una parola per voi che a Dio ha dato a me nel 2003 quando ho rinunciato a un lavoro che mi faceva guadagnare tantissimi soldi. The Lord said to me, the oil will not run out. Dio mi ha detto non ti preoccupare, obbedisci, l'olio non finirà, so la farina non si consumerà. I am an example. The oil will never run out. L'olio non finirà. The oil flour will never be used. L'olio non finirà. Hallelujah. We give him praise. So you see from the brook to the widow of Zarephath, and then the next time we see Elijah on a national stage, isn't it? Ora, with the bell, Elia, with the prophets of Baal. Lo vediamo prima da solo, tra Dio, lui e i corvi. Poi con la vedova, tra Dio, lui e due persone. E ora la prossima, il prossimo appuntamento sarà a livello nazionale con tutti i profeti di Baal sul Monte Carmelo. I want you to note, please, how progress in the way God deals with guardate us. Il progresso nelle vie di Dio. God is the initiator, not you, not me. Tu non puoi avere l'iniziativa, if è you, Dio che te la dà. If you go to the brook by yourself, no raven will come. Tu provi ad andare a quel ruscello dove è andato Elia e prova a vedere se i corvi vengono if a portarti da mangiare. If you go and speak to the widow as Zarephath without God sending you, it will not work. Prova ad andare dalla vedova di Sarepta senza che Dio ti manda e vedi se l'olio non si consuma e la farina you non see, finisce. God initiates and we follow. È quando Dio inizia che tu puoi seguire e avere successo. Quando Dio inizia e tu segui, your la benedizione ti segue. You know, like Samuel, he said of Samuel. Vedete, di Samuele è scritto. None of his word fell to nessuna the ground. Delle sue parole mai everything caduta the Lord a terra. Will say concerning through you from the Lord will come to pass. Tutto quello che Dio dice di te e attraverso di te succederà. Remember, the first thing God initiates. Ricorda, è Dio che inizia. The second thing is man has to act. Quindi A, Dio inizia. B, tu agisci. Listen, no action, no result. Senza azione non c'è provvigione. You know, people say to me, by the grace of God, I said, but the grace has been given to you. A me tante volte la gente mi dice come to church oh by the grace of God gli dico vieni in chiesa fast oh by the grace of God se Dio vuole per la grazia di Dio God verrò. Cannot do for you what you can do for yourself e io gli dico digiuna prega se Dio vorrà lo farò e io gli dico ehi Dio non farà mai quello che ha chiamato a te a fare. There is that which God can do, there is that which man can do. C'è la parte di Dio ma poi c'è la parte tua. When you want God to do his your bit, that's called laziness. Quando tu vuoi che Dio faccia la tua Listen, parte, quella è pigrizia. God will not read this word for you. Dio non leggerà la sua parola al posto tuo. Are you someone listening? C'è qualcuno che mi sta ascoltando Listen, qua? I live with a man. He's so busy. Every year he reads through the Bible. And I thought, Lord, what's happening here? What about me? Io vivo con un uomo, mio marito, so che I've, legge la Bibbia tutta da copertina a copertina ogni anno. Don't tell him this, but he gets on my nerves sometimes. Certe volte mi fa innervosire. He said to me, Helen, if you read 94 verses a day, you will cover the Bible. I said, why 94? Why will I be counting 91 to 94? E certe volte mi viene vicino e mi dice, amore, basta che leggi 94 versi al giorno, leggerai tutta la Bibbia in un anno. E io dico, ma senti questo un po'. So now I'm determined, as I live, every year I will read through the Bible. È come se la sua caparbietà, la sua disciplina ha sfidato qualcosa in me che oggi anch'io voglio leggere la Bibbia ogni anno da copertina a copertina. I will read 10 chapters of the Bible because 10 chapters of the Bible every day I will put it in my heart.
Io voglio leggere 10 capitoli al giorno della mia I've Bibbia. Got 2 minutes. Okay. Perché so che quello okay, I will leave the bit about prayer è la parte che io devo fare e non Dio. Prayer as a trigger. I will just finish one. And the last one I want to talk about. So we've talked about first you give your life to the Lord. Quindi abbiamo detto primo dai la vita al Signore. Second you share the word of God. Secondo condividi la tua storia. And third you commit to surrender completely. Terzo dagli tutto. And we've talked about obedience. Abbiamo parlato di obbedienza. And I want to talk to you quickly. Just the last one before we pray. We've talked about holiness. Abbiamo parlato di santità. The last one I want to talk to you about is saying what God says. Ora il mio ultimo punto di cui saying vi voglio parlare stamattina è questo. Parla quello che Dio ti dice. And we will leave prayer and fasting to this evening. Is that okay? Stasera parleremo dell'ultima chiave che è preghiera e digiuno, ma per questa mattina voglio lasciarvi con questa chiave. Cos'è che stai dicendo? Ezekiel chapter 37. In Ezechiele 37 the story of the dry bones. C'è la storia delle ossa secche. And in verse 4, e al verso 4 he said to me, lui dice prophesy to these bones, profetizza queste ossa and say to them, e di a loro and say to them, e di alle ossa. And in verse 7 so I prophesied as I was commanded and as I prophesied. E il verso 7 dice allora Ezechiele fece come gli è stato detto. There was a noise and a rattling coming together. E non appena ha detto quello che gli è stato detto, un rumore si è sentito. Sometimes God will say speak. A volte Dio ti dirà parla. Sometimes God will say something. A volte Dio ti dirà di qualcosa. Sometimes God will say shout. A volte Dio ti dirà grida. Sometimes God will say lift up your hands. A volte ti dirà alza le tue mani, dichiara. Go and read the book of Exodus. Va e leggi il libro di Esodo di nuovo. Sometimes God will say to Moses stretch. Guardate quando Dio ha detto a Mosè alza il bastone. Sometimes God will say to Moses spread your hands. Alza le tue mani. So what am I saying? Che cosa ti sto dicendo? Say do as you have been instructed. Fa esattamente quello che ti viene chiesto. If God says jump, jump. Se Dio dice salta, tu salti. If God says speak, speak. Se Dio dice parla, tu parli. If God, sometimes God will say cry for this nation, cry. Se Dio ti dice piangi per questa nazione, tu piangi. And as we're doing those things, e man mano che obbediamo, I want to thank God. Ringrazio Dio. That he, as he prophesied, che man mano che Ezechiele profetizzava, he saw the result. Vedeva i risultati. I'm going to bring the time. I've got so many things to share, but that time is over now. Before, as I said earlier on, I want to give opportunity before I pray general prayer. Prima di pregare per tutti voi, ora in conclusione, voglio dire. If you're here and you're listening to the sound of my voice, a chiunque sta ascoltando questa mia voce, I want to present my Jesus to you. Voglio presentarti il mio Gesù. Is the best thing that has ever happened to me. È la cosa migliore che mi è mai successa di conoscerlo. You would not know the love of this Jesus until you invite him into your life. Non avrei mai sperimentato tale amore senza averlo invitato. Who sells falsehood. Ora forse anche tu vuoi conoscere questo amore. There is nothing that can satisfy like Jesus. Niente e nessuno potrà mai dare soddisfazione alla tua vita. And this morning, se non Gesù. I'm speaking to those who just come to the church because it's a good thing to come to do. È bello venire in chiesa, è meraviglioso. Or those who have never said yes to Jesus. Ma se c'è qualcuno che oggi è venuto qui per la prima volta o mai hai detto davvero sì a Gesù, I want you to give you this opportunity. Voglio darti questa opportunità. That was the best thing I did in 1980. Per me è stata la cosa più importante da fare nella vita. Into my life. Ho
detto, Signore Gesù, come in all your power. Se tu esisti, come in all your glory. Visita la mia vita. Take this life that is already messed up. Abita nel mio cuore. And do with it what you want. La mia vita senza di te è niente. And he took my mess. Prendila nelle tue mani. And he turned it into a message. E trasformala. E lui ha preso la mia distruzione e l'ha trasformato in una testimonianza. Is there anyone here? Don't be ashamed. Se oggi sei qui, you wanna say yes to Jesus, che vuoi dire stand with me. Sì a Gesù, alzati in piedi. Anybody, you wanna say yes to Jesus. Forse non l'hai mai fatto prima, don't o hai perso la strada di casa. Pastor did it once. Alzati in piedi, I don't alza really la tua believe mano. In closing your eyes. Why magari, are we closing our eyes? It's something good. Magari, hallelujah. I see sisters, vedo three sisters standing up. Is anybody else? Dio vi benedica. I see another person, c'è a fourth person. Altro. There is nothing to be ashamed. It's the best day of your life. È il giorno migliore the della tua vita. Non devi averne paura. I'm not apologizing of Jesus. Essere timido, I am timida. Not ashamed of the gospel of Christ. Non vergognarti. It's the power of salvation. Non vergognarti del Vangelo. What about the men? Come on. Se c'è is there no man here who wants to say yes to Jesus vuole today? Dire sì a Gesù oggi. Or do you want to do it when pastor is preaching? That's okay too. Ma se vuoi aspettare ancora un thank po'. You, Lord. You see, heaven is rejoicing. Ma se questo è il tuo this giorno, is the best thing we've done non today. Aspettare come oltre. On, let's clap our hands as we welcome our sisters into the facciamo kingdom of God. Un applauso God. A queste amiche. Hallelujah. Che si sono alzate in piedi. I'm gonna pray for you. Per dire sì a Gesù. And then after that, you give your name to my brother there. They're gonna take you through discipleship class. I want you to say, Lord Jesus. Ora voglio che preghiamo tutti quanti insieme a me, anche voi che vi siete alzati in piedi. Poi magari avvicinatevi per favore a Giovanni lì vicino. Father, in the name of Jesus. Padre nel nome di Gesù. I come to you this day. Those people can be praying. Preghiamo tutti insieme. I thank you. Padre nel nome di Gesù. That your word says, grazie per la tua parola. If we confess with our mouth, la tua parola dice che se confessiamo con la bocca Jesus, che Gesù è risorto dai morti. And we believe in our hearts, e lo crediamo nel cuore. That he is Lord. Che è il Signore. We will be saved. Noi saremo salvati. And so Lord Jesus, e Gesù ti diciamo, I invite you into my heart. Ti invitiamo nel nostro I cuore. I ask you to come and be the savior of my vieni life. E regna nella nostra come vita. Come in all your power. Vieni nella tua come potenza. Come in all your glory. Vieni nella tua come gloria. Come with your fire. Vieni con il tuo fuoco. And bend through me to the glory of God. E cambia la mia from vita. From today, Lord. Da oggi in poi I am yours. Sono tuo, sono tua. And you are mine. E tu sei mio. In Jesus name. Nel potente nome di Gesù. Before I take my seat, I don't think sit down my four sisters. Is there anybody else who prayed that prayer for the voi first time? I don't think accomodarvi. It's just those four people. Is there anybody else you prayed it? Come on, stand. If you pray, we want to welcome you into the kingdom of God. Se if you prayed it for the first time, don't be ashamed. Che ha we just want to welcome you. Preghiera you per are la prima volta. To principalities and power. La tua I now mano. Belong to Jesus. Vogliamo darti I il benvenuto nella famiglia di Dio. Come on now, stand. Is it you? Se c'è qualcun altro che ha dato la sua okay. Volontà a Gesù if per la prima volta. Nobody asked, let's give a clap offering. Diamo un applauso di lode King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Facciamo un applauso forte al pastore Helen. Ci alziamo in piedi, adoriamo il Signore. Questo luogo è pieno di te.
Sento già il rumore di catene che si spezzano. Vedo già catene che si spezzano. Alza le tue mani, dichiaralo ora. Sento il suono della voce tua. I see chains broken, Jesus' name. Io vedo già catene che si spezzano. Ti diamo gloria e onore nel nome di Gesù. E se la Chiesa è d'accordo con me, dobbiamo mandare un applauso di lode a Dio, un grido di giubilo. Alleluia.